numerosi segni che possiamo leggere per comprendere la paura che insorge in un cane. Il primo sicuramente è cercare di fare tutto per allontanarsi dalla sorgente della paura. Unitamente può abbassare le orecchie, mettere la coda tra le gambe ed assumere una postura bassa con la precisa volontà di diventare più piccolo, se non addirittura cercare di scomparire. Potremmo osservare che anche le pupille degli occhi dilatate, può tremare, drizzare il pelo sul dorso e anche ringhiare se messo alle strette. Il gatto, al contrario, quando ha paura si gonfia tutto, assumendo la posizione chiamata di Halloween, con il dorso ingobbito come un cammello e la coda non nascosta tra le gambe, ma alta e gonfia per spaventare l'avversario. Sia il cane sia il gatto, però, hanno lo stesso scopo, recuperare lo spazio attorno a sé. Quindi se incontrate un cane o un gatto che ha paura, aumentate subito la distanza e allontanatevi. Lo farete stare immediatamente meglio.